di questo treno, un paesaggio di pannelli e di vetrine rispecchia il cammino d'Italia nel dopoguerra. Un cammino compiuto di corsa. Fuori il paesaggio naturale, ridere di colli, sereno distendersi di terre restituite al lavoro. Di là da quella tremenda notte di sgomento che fu la guerra. Tornato il giorno, le case erano fantasmi, i campi terra bruciata. Roma 1946. Da tutto il paese si annunzia, a giorni mancherà il pane. De Gasperi telefona all'italiano Fiorello LaGuardia, sindaco di New York, presidente dell'UNRWA. Subito dopo, in pieno Atlantico, navi cariche di grano avviate verso l'Inghilterra dirottano verso i nostri porti. Grazie a quegli aiuti fu come se vasti campi di mare biondeggiassero per noi di spighe. Il mare è sempre stato amico dell'Italia, ma prima che queste navi ci riconciliassero con le vie del mare, ce n'è voluta della fatica, della tenacia. All'indomani della guerra, il nostro tonnellaggio era falcidiato del 90%. Oggi diamo notevole contributo ad un porto come Genova, sempre vigile nel difendere il suo primato mediterraneo. Avevamo cantieri famosi lungo tutte le nostre coste, li abbiamo ridestati all'attività, li abbiamo moltiplicati, attrezzati col macchinario più moderno. Gli uomini non mancavano. Ingegneri e maestranze costruiscono i mastodonti degli oceani con lo stesso orgoglio artigiano con cui i loro vecchi costruivano le galee delle repubbliche marinare o i pescherecci per le loro famiglie. Qui si vede come il padre rifaccia la casa per i suoi. Si impennano grattacieli, ridono luminose rive di nuovi palazzi. Chi percorresse a volo radente l'Italia vedrebbe dovunque moltiplicarsi queste aiuole di nuova edilizia destinate in gran parte ai lavoratori. Dei 6 milioni di vani distrutti, lo Stato ne ha riedificato direttamente o col suo contributo più di 4 milioni. Stretto di Messina. Visto che c'era tanto da rifare, non si distinse tra maceria e maceria. E si diedero le case anche alle 3.000 famiglie che dal terremoto del 1908 vivevano nelle baracche. E qui si vede che l'abitabilità della casa è anche educazione dei sentimenti. La pianta uomo, ha detto uno dei nostri poeti, è in Italia tra le più rigogliose. Per riportarla a questa pienezza vitale, stupende ville patrizie sono divenute preventori. Fugati i microbi del sangue e dei polmoni, anche i microbi dell'anima sono sgominati. La cura si conclude nelle scuole e il governo ha fatto nascere quelle popolari contro l'analfabetismo. Italia a grande velocità, ma in qualunque direzione volessimo correre, le vie erano interrotte. Un asciutto comunicato può dirci: il ministro Aldisio inaugura a Torbigo il ponte ricostruito. Sappiamo noi quanta storia di oggi si assommi in quelle parole. Distruggere i ponti, regalo dell'arte della guerra. Rimetterli in piedi, compito dell'arte della pace. Già ricostruiti circa 12.000, oltre i 248 nuovi. Capolavori di ingegneria che di lontano fanno pensare ad un fantastico diorama per giocattoli natalizi. Ponti a tutto servizio portano le macchine sul loro asfalto, l'acqua nel loro canale. Poi anche il nostro carbone bianco si è messo a farci delle sorprese. Divenuti avari i grembi dei monti, stritolate, insufficienti le centrali. E allora quello che si è fatto è davvero elettrizzante. Dai 10 miliardi di kilowatt del 46 ai 30 miliardi del 52, quasi il doppio del 38. Tralicci come questi scrivono sul nostro orizzonte energia italiana. O la diramano o la cercano nel sottosuolo. Queste sono le sonde di Corte Maggiore. Hanno conquistato altro metano, trovato il petrolio. E questo l'impianto di degasolinaggio. Dalle torri di distillazione e di rettifica escono ogni giorno 150 tonnellate di propano e di butano. Altre 150 di benzina. Una fantastica rete di tubi cavalca l'Italia settentrionale. È il nostro metanodotto. Già risparmiamo carbone per oltre 2 milioni di tonnellate. Il metano ci ha guariti da uno dei nostri complessi di inferiorità. Ne hanno preso anche le industrie e potremmo girare gli stabilimenti di qualsiasi ramo. Ecco qui, un colpo dello stampo e a freddo esce sagomato un pezzo di carrozzeria. Montaggio a catena. L'auto è subito fedele al suo destino. Anche per nascere cammina e quando deve raggiungere le sue mete di partenza dà il buon esempio. Essa stessa prende l'auto, questo camion a cuccette.
Al Salon di Ginevra le nostre macchine piccole e medie sono ogni anno un invito alla motorizzazione. La Fiera di Verona soggiunge: motorizzate anche il lavoro dei campi. Queste macchine aggiungono alla vecchia sapienza agricola l'intelligenza tecnica. I trattori in uso oggi sono 84.000. Sul lavoro bonificato dalle idrovore si disegna un arcobaleno. Ma alla Fiera di Verona ci sono anche questi. La vicinanza coi motori non li umilia. Sono i vecchi alleati dell'uomo dei campi. E con queste parate compensano gli allevatori che ne hanno preservate, affinate le razze. I loro fratelli più selezionati gareggiano sugli ippodromi. Accanto alle piste, le macchine televisive. Anche da noi la televisione è già una realtà, in procinto di diffondersi grazie ai cavi coassiali che permetteranno il trasporto delle immagini. Stiamo assistendo alla posa di uno di questi cavi tra Verona e Vicenza. La loro struttura permette anche l'afflusso di 980 telefonate simultanee. Chiamare l'interurbana sarà semplice come conversare in città. C'è posto per tutte le voci nel quadruplice tubo, adesso che un telefono si trova più facilmente che la frasca di un'osteria. Ormai bisogna essere misantropi per sentirsi isolati. Tutti i comuni sono stati collegati telefonicamente e presto lo saranno anche le frazioni. Perfino dai regni impervi del Cervino, plateau Rosà, 3600 metri, si può telefonare. Ma la vita arcaica dei monti si perpetua in questi lavori dell'Alto Adige. Scendendo alla laguna si fa vibrante come campana sulle acque. Vetri di Murano, gloriosi pionieri, ma anche altri prodotti artigiani vanno oggi per il mondo. Un tempo si diceva porto di mare, adesso si può dire porto di cielo. Un divertente personaggio di romanzo si andava a piantare nelle stazioni di frontiera per veder passare gli uomini del giorno. Oggi potrebbe cambiare il suo osservatorio, venirsi a stabilire a Ciampino. Nel frullo delle eliche ha ricevuto il battesimo dell'aria questo precoce passeggero. Continuerà i suoi viaggi in reattore. Noi per ora abbiamo costruito questo F-84, primo balzo a riprendere quota nella corsa dei progressi aerei. Sul treno della rinascita è tutta una storia di ferite rimarginate. Riponiamo in queste rinate forze d'Italia la speranza che tali ferite non abbiano a riaprirsi mai più.